Abbiamo deciso di fare un viaggio nel mondo dell'imprenditoria femminile, perché in Calabria forse non tutti lo sanno, ma grazie a Dio c'è una folta schiera di giovani donne che guidano aziende importanti e che realizzano col passare del tempo in silenzio, magari senza grandi come dire, interesse mediatico, risultati che sono importanti per l'intera regione. Naturalmente sono delle difficoltà, perché voglio dire, in questa terra è difficile portare avanti un'azienda, fare impresa, però quando c'è la volontà, quando c'è la voglia di fare, quando c'è la determinazione, quando ci sono le idee, quando c'è un background culturale, che sorregge un'attività di questo tipo, i risultati poi arrivano. Scorrete le graduatorie, per esempio, degli ultimi bandi, gli ultimi bandi risalgono a qualche tempo fa. E guardate quante aziende ci sono e quante sono quelle che hanno al loro vertice delle donne, donne impegnate donne impegnate in campo che dire, realizzano risultati importanti. È così o no? Così. Non è così? No, ancora non è così, purtroppo non è così, almeno per quello che riguarda il mio settore, Quindi è una l'agricoltura, visione che io ho un è una po'. visione ottimistica che noi continuiamo ad auspicare, ma non è ancora così, purtroppo non è ancora così, abbiamo grosse difficoltà, non si è raggiunta una parità neanche in termini di aziende esistenti sul territorio, né provinciale, né regionale, né nazionale. C'è di positivo in quella che è l'imprenditoria agricola femminile una tenuta per quanto riguarda la crisi momentanea del settore che ha coinvolto anche l'agricoltura. Le donne sono più resistenti, sono più interessate a Caparbie, mantenere quello eh? che è il loro orto, in questo caso, che descrive bene la cosa. Però no, la parità non si è raggiunta perché se si guarda il vertice di quasi tutte le aziende non c'è questa grande maggioranza di No, non donne, c'è una no, maggioranza, non c'è c'è una una buona maggioranza, rappresentanza, però sì, io ho parlato di buona c'è rappresentanza, non ho parlato un'ottima di maggioranza. rappresentanza, però non c'è una grande rappresentanza in quelle che sono le aziende superstrutturate, in quelle che sono i CD di tutte quelle che Lei ha sono. un'impresa agricola, Io ho un'impresa lavora in agricola. Sila, questo In Sila, con mille difficoltà, bellissimo. bellissimo altopiano, io penso che rimarrò sempre ferma alla mia terra, è un'azienda, una terra che abbiamo da secoli, quindi che continuiamo a tenere con le unghie e con i denti, le difficoltà ci sono e Ma oltre sono la indubbie. cartolina della La bellezza, cartolina è che molto c'è? bella, la Che c'è? cartolina è molto bella, Che c'è infatti è dentro? una zona fotografata da tutti, qualsiasi persona passa dal lago Cecita fotografa la mia azienda. Oltre alla cartolina c'è un lavoro duro da parte di chi sta sul territorio, io mi ritrovo sola in un territorio che insomma, è poco controllato, purtroppo non per colpa delle forze dell'ordine che sono sempre a disposizione, io ho un Quindi numero furti e. furti continui, un abbandono totale, la paura mia di andare anche essendo donna ed essendo sola in un'azienda dove non c'è nessuno, è proprio spopolata, una zona spopolata. Io ci ho vissuto, nel senso che ci sono sempre stata in Sila e mi ricordo i borghi che erano popolati nella Sila, c'erano tutte le professionalità, ma anche le manovalanze. Adesso non c'è più nessuno, riesci a trovare degli operai che vengono lì, fanno i lavori, se ne vanno, comunque sono zone disabitate e non controllate purtroppo, ripeto, non dalla volontà delle forze dell'ordine perché sono sempre a disposizione. Ci sono dei bravi carabinieri, hanno il numero mio, io ho il numero loro, sono sempre a disposizione, però giustamente mi dicono se veniamo da lei adesso è scoperto il territorio di Camigliatello e tutto il circondario, perché siamo in Quanti furti tre, ha siamo in subito? quattro, ma mezzi agricoli, ormai non c'è più niente, lì non lascio più niente, cioè solo nel momento in cui si lavora ci sono i mezzi presenti con gli operai, dopodiché non ci si può lasciare nulla.
Assolutamente nulla, perché portano via tutto. Ma è naturale che sia così in una zona dove non c'è presenza umana. Dicono che hanno istituito delle guardie provinciali che io per la verità non ho mai incontrato. E questa è una grande problematica, perché io personalmente non ho zootecnia, per fortuna, ma non posso vivere lì, non sarei sicura a vivere lì. In più c'è la banda larga di cui tanto si parla, non esiste, perché da me non prende il telefono, non so da altre, ma da me non prende il telefono. Ma quindi come? Io rischio di stare in casa. Siamo la regione che ha più... Che dovrebbe, ci hanno fatto vari servizi, ma in realtà in casa io non ho linea telefonica, quindi non sono isolata dal mondo, devo andare su una montagna dove c'ho il telefono e telefono, ma insomma non è sicuro, di notte come fai? La luce, ogni anno puntualmente quando c'è una nevicata cade il palo che non è manutenuto dall'Enel e rimango isolata anche con la luce elettrica. Solleciti continui, l'ultima volta l'impiegato mi ha detto ma con voi ci perdiamo, perché comunque sono utenze che non hanno nessun tipo di valenza, perché non è che poi consumate. Quindi non sono stimolati a sollecitare gli interventi, diciamo. No, non la manutengono, quindi ogni anno quando c'è l'evento climatico, che è naturale che ci sia in Sila, perché siamo a 1200 metri, quindi la neve ci deve essere per fortuna, ogni anno rimango isolata e quindi si ricomincia da capo, si fa tutta la nuova trafila. Comunque io continuo, ripeto, a crederci, continuo a crederci insieme alla mia famiglia, al voler mantenere quel territorio e continuare a incrementare quelle che sono le culture tradizionali con culture che sono diverse. Abbiamo cominciato a fare cose diverse, ci crediamo, fin quando ci siamo, ci saremo, continueremo a crederci, a farle. Per fortuna la mia famiglia ci crede pure, ho dei nipoti che molto probabilmente, mi auguro, stiamo sollecitando affinché possano intraprendere anche loro. Ma quanti altri imprenditori come lei ha abbandonato, ha deciso di andare via? Dalla Sila? Dalla Sila. Nella zona mia in particolare sono pochissime le aziende, già è più popoloso l'ambito del lago dalla parte di Lagarò, dal versante mio che è sul lago Cecita, insomma un po' prima del Parco Nazionale, della Fossiata per capirci, sono pochissime le aziende presenti. Prima non era poche. Così? Prima c'erano proprio i borghi abitati, insomma c'era il Campo San Lorenzo che era un borgo abitato, c'era proprio la zona di Vaccarizzi dove siamo noi che era abitata. Adesso in fila siamo due aziende, ci siamo noi e poi c'è l'azienda successiva a noi, insomma sono pochissime e comunque sono distanti, le aziende sono distanti una dall'altra. D'estate si popola un po' di più, ci sono tutti i poderisti che riprendono possesso degli appezzamenti, delle case, però d'inverno è veramente dura. È facile da raggiungere l'azienda? No, non è facile da raggiungere, io ho da guadare il torrente Mucone, che è quello che è il maggior affluente del lago Cecita, sono anni che cerco di fare l'attraversamento, ma che non è facile ottenere, perché ci sono varie competenze per quanto riguarda l'attraversamento dei fiumi, comunque degli affluenti, perché hanno competenze diverse da quelle dell'ambiente a quelle del genio civile. E come fa a commercializzare i prodotti che produce? E con molta buona volontà uno si propone. Io per esempio adesso abbiamo cominciato a etichettare farine provenienti dai nostri grani e le proponiamo noi. Siamo noi che facciamo un po' di tutto. Con grande buona volontà, ho visto che c'è una buona risposta. Fiducia, sì, no, c'è anche una fiducia da parte dei consumatori, perché se uno fa il giro dei supermercati, vabbè, quelli è difficile che ce l'abbia, ma anche dei negozi di nicchia ho notato che non c'è una grande presenza di determinati prodotti a marchio calabrese. Non è per essere campanilista, ma io penso che insomma, un minimo di consumo locale ci debba anche essere. C'è un grano fantastico, in Sila c'è sempre stato, ci sono cereali fantastici. Io secondo me si può ritornare tranquillamente all'utilizzo di quelle che sono le buone farine calabresi che possono provenire dalla zona del Crotonese per quanto riguarda i grani duri o i grani teneri. Andrebbero anche invogliati i giovani ad investire in agricoltura, cioè questa Sila
è una miniera d'oro. Che potrebbe esprimere moltissimo perché è quasi completamente... Che agricoltura e turismo, insomma. Però lì non riesce né ad eccellere una né un altro dei settori. Non riesci perché secondo me è anche difficile raggiungerla, quindi di conseguenza è anche... difficoltoso fare azienda lì, se si pensa che è stato chiuso il ponte di Scanavino per mesi e mesi e si creavano delle code lunghissime e si è rischiato con quella che erano le raccolte delle patate, quindi il maggior prodotto di punta della Sila, di non poterlo commercializzare perché non c'era la possibilità proprio del trasporto, che è purtroppo su gomma perché in Italia ancora le merci vengono trasportate su gomma, quindi ci si rende conto che non è facile dover impiegare un tempo così lungo per portare le merci. E anche il fatto che io per esempio il periodo precedente al Natale è nevicato, io non posso accedere nella mia azienda se non con un gatto delle nevi, non ci posso andare, non è possibile arrivarci in nessun modo perché le strade sono quelle che sono, non sono anche le interpoderali, le devi fare tu, ma non è che te le pulisce qualcuno o ti mette a disposizione un mezzo per fare determinati lavori. Invece in città si lavora meglio? In città si lavora meglio, sicuramente le criticità ci sono pure, io rappresento la seconda generazione, quindi non sono, diciamo, chi ha costituito le due società. Si lavora meglio, però posso concordare con queste due problematiche, sia a livello di posizione geografica, perché noi commercializziamo, costruiamo, rigeneriamo serbatoi GPL, e riuscire anche a Montalto, noi abbiamo sede a Montalto Fugo, a diciamo collegarci con il resto d'Italia è difficile, diciamo forse un po' più anche macro. Anche a Montalto è difficile. Sì, a livello di sì, a perché livello proprio di costi di trasporti, no, lì diciamo che la difficoltà è differente, non è tanto la viabilità quanto proprio i costi di trasporto, infatti abbiamo alcuni depositi al nord Europa e abbiamo in qualche modo trovato questa soluzione. Ma c'è internet, no? Internet non ne parliamo perché noi abbiamo avuto la fibra, abbiamo messo la fibra un anno e mezzo fa circa. E funziona? No, nel senso che noi abbiamo avuto... Ma di che cosa dobbiamo parlare? Sì, come facciamo? Cioè non è una questione solo di Sila, purtroppo anche più in centro. Noi abbiamo avuto praticamente... la fibra è collegata alla linea telefonica, quindi non funzionava né internet né il telefono fisso. E la Carbone Climatizzazione, che è una società di servizi, senza telefono... Cioè, qualche un po' piccolo problema immagino. Mi sa che l'abbiamo avuto, sì. Sì. Poi altri, diciamo, altre criticità. Noi con la CPS, che invece è la società che costruisce serbatoi, noi li commercializziamo anche all'estero a livello internazionale. Lì a livello burocratico invece diventa problematica la questione, non solo a livello nazionale, ma anche a livello proprio di consulenza. C'è qualcuno di effettivamente professionale che... Non c'è il problema di personale? Sì. Di professionalità che non professionalità, si personale qualificato, noi facciamo la formazione all'interno, trova. No, assolutamente. Ma come, c'è questa fame di lavoro? Fame di lavoro, però noi abbiamo anche cercato, diciamo, personale qualificato, però in realtà è molto difficile, soprattutto nell'ambito della climatizzazione. È difficile. Ci sono molti laureati e pochi, diciamo, manufattori, se così li possiamo chiamare. È la stessa problematica nostra, sì. Non si trovano purtroppo operai. No. Si trova manodopera? Non si trova manodopera, assolutamente non si trova, si trovano gli stagionali, si trovano quelli... Tutti extracomunitari? Io ho sempre avuto operai extracomunitari, regolarmente assunti, però solo extracomunitari. Se trovi qualcuno di più specializzato proviene da altri posti, non sicuramente dalla Sila, vabbè, sarà anche il fatto che ho iniziato a fare cose diverse, c'è una vigna in Sila, non c'è, quindi non trovi tu un agronomo o comunque personale che sappia curare una vigna perché non ce ne sono vigne in Sila, però non c'è neanche questa grande disponibilità di lavoratori, non c'è, poi soprattutto quelli insomma che tu
decidi di tenere e di costruire insieme un'azienda, insieme a determinate professionalità, è difficile. Quindi lavora solo con gli stagionali? Lavoro con gli stagionali, io no, un operaio assunto, ho un agronomo che mi segue, una serie di potatori e di lavoratori che vengono quando è il periodo che necessita la riapertura dell'azienda, si va avanti così. Quindi comunque non c'è una squadra. Non è come la si descrive questa meraviglia dell'imprenditoria al femminile, dove tutto funziona, dove tutto... No, non è così. No, ma questo non è che solo in ambito femminile. Penso che queste siano criticità che tutte le aziende riscontrano, non è solo una problematica legata alle aziende al femminile. Siamo pressoché all'anno zero, no? Qualcosa in più l'abbiamo. Quello che sempre mi viene in mente a me nei confronti con altre realtà produttive agricole di altre regioni è che, ripeto, è in crisi il segmento agricoltura comunque, come tutte i tipi di settori e di attività. È un momento di crisi per tutti. Quello che hanno di meglio le altre regioni è che si sono strutturate. Negli anni hanno avuto una strutturazione che noi ancora non abbiamo. Ma ci sono i bandi, no? Si può attingere ai fondi comunitari. Io è da poco che mi sono affacciata a questo ambito, cioè della partecipazione ai bandi comunitari. Per la vita ho anche fatto determinati lavori attraverso il sovvenzionamento della comunità europea. Quello che trovo difficile è la possibilità che qualcuno si avvicendi in aziende del settore agricolo con una lungaggine così... Le lungaggini sono insopportabili. Insopportabile perché se hai la volontà sicuramente ci riesci lo stesso a reggere 4-5 anni in attesa del finanziamento. 4-5 anni. In agricoltura sono 5 anni. Per solitamente c'è i tempi di progettazione, che se non hai i tempi poi di realizzazione di quello che tu hai previsto per la tua azienda, mediamente sono, io ai precedenti bandi, non parlo di questo PSR al quale proprio non ho partecipato, perché alla fine ti fai i conti e dici vabbè, lo faccio in economia e lavoro, però lo faccio domani. Non c'è necessità di aspettare anni prima che tutto l'iter burocratico parta. Se la vita dell'azienda dovesse dipendere dal bando, allora uno chiude. Per me no, per me chiude, perché è una cosa che mi sento di dire sempre ai giovani quando me lo chiedono, ma ci sono tanti soldi, finanziamenti, se non hai i soldi tu e vai in mano ai prestiti, alle banche, chiudi ancora prima di aver iniziato. Cioè tu devi avere il capitale da cui partire, che è un po' il discorso degli imprenditori. Ed accedere al credito oggi non è così facile, quello a parte le banche locali che le residue banche locali che ancora aiutano, però se uno vuole andare sulle banche, anche sul resto è difficile. La stessa esperienza con i bandi? Con i bandi sì, noi abbiamo partecipato a diversi bandi, diciamo che posso confermare i tempi per quanto riguarda sì... Anche 4-5 anni? Diciamo 3-4 anni, noi abbiamo fatto ad esempio il bando ISI, che è quello dell'INAIL, dura un anno per la documentazione, un anno per fare il progetto, un anno per ricevere il finanziamento, ovviamente tutto già pagato e in autonomia, quindi fatturato e tutto quanto. Magari per quelli più con importi piccoli, magari li aprono per 15 giorni, che uno neanche viene, magari ne viene a conoscenza, e poi in 60-90 giorni quelli vengono chiusi, però sono bandi. Sì, diciamo che non aiutano più di tanto. E un imprenditore come fa per sviluppare la propria azienda, allora, inserendo elementi tecnologici? Sì, con l'industria 4.0 qualcosa forse si riesce ad avere? Sì, stanno con iperammortamento, superammortamento, credito d'imposta, qualcosa c'è. Però è sempre la burocrazia che non è così semplice. Ci vuole sempre il consulente che ti sta accanto, stare attenti a non sbagliare nulla, perché basta un niente che
non ti danno poi il contributo, quindi il finanziamento. La burocrazia, insomma, frena, blocca lo sviluppo, la crescita. Rallenta moltissimo la crescita, ma quello che dispiace non è il fatto di non riuscire ad adempiere al bando, quindi ad essere anche decretato, e tutto quello che c'è intorno, cioè i tempi lunghissimi per far sì che queste pratiche vengano alla fine rese fattibili. Cioè, per noi presentare un progetto significa presentare un progetto esecutivo chiave in mano, cioè significa che io domani sono in grado di realizzarti quel progetto perché ho tutto. Quindi da quello perché deve passare tanto tempo? Ma non è questione che l'Europa ci chiede una tempistica così lunga, è che purtroppo, siccome si sono creati una serie di difficoltà, tutti, secondo me, hanno paura a far sì che le cose vadano più linearmente possibile. Quindi c'è un sovraccarico di richieste di documentazione aggiuntive, di permessi, di qualsiasi cosa, perché nessuno più prende la responsabilità di dire questo è il mio segmento, faccio questo tipo di lavoro, questo tipo di verifica e deve andare in questo modo, ci sono dei tempi che sono quelli, non è più così, perché poi c'è l'intervento di un altro settore, di un altro dipartimento, di un altro dirigente, e quindi c'è la paura, secondo me si è creato il terrore di perché prima si assumevano, cioè anche a livello regionale, a livello di responsabilità. Responsabilità. Rischiavano di più. Ma chi dirige deve assumersi le responsabilità, se no fa un'altra non è cosa. Più così. Fa un'altra cosa, no? Purtroppo un'altra non cosa. È più così, forse perché hanno pagato lo scotto di politiche sbagliate oppure di concessioni un po' facili, però noi questo lo riscontriamo ogni giorno, non c'è più nessuno che prende la responsabilità di dire no, io credo in quello che stai facendo, è sicuro che la pratica deve andare in questo modo, non c'è bisogno di chiedere 3.000 permessi e 3.000 giri per andare avanti per realizzare quel tuo progetto. 4 anni in agricoltura significa cambiare, io mi ricordo il primo progetto che ho presentato, non l'ho fatto, non l'ho realizzato perché avevo cambiato indirizzo culturale. 4 anni significa che tu, insomma, in agricoltura. In un anno, figuriamoci 4 anni. Diciamo, nelle ortive in un anno, però insomma, anche se hai necessità di fare cose diverse, 4 anni sono troppi, secondo me, per. Magari ho cambiato idea, magari ho verificato che posso fare cose diverse in tempi più brevi e che quindi possa avere dei risultati, anche perché la cosa principale che ci dobbiamo dire è che noi dobbiamo vivere con queste aziende. E questa la grande sfida del fare imprenditoria è quella di rendere le aziende. Ma come? Mi faccia capire, ma se l'agricoltura è il polmone vitale dell'economia di questa regione, se l'economia sono destinati centinaia e centinaia di milioni di euro, come mai si vive una situazione come quella che lei ha descritto? Mi faccia capire dove sta il problema. Io non parlo mai dei milioni di euro perché non ci credo poi tanto ai milioni di euro. Ripeto quello che avevo detto prima, le altre regioni hanno aziende super strutturate, sono in crisi, ma hanno delle aziende bellissime, super tecnologiche e super avanzate. Noi siamo ancora all'anno del trattore, del capannone e del campo. Questa è la nostra strutturazione nella media delle aziende, poi ci sono le eccellenze, ovviamente non nego che ci siano delle eccellenze, però purtroppo tutti questi milioni di cui si parla sempre quando si fanno confronti, dibattiti e anche manifestazioni per dire vede. Quello che abbiamo fatto. Non le vede. Lei le ha viste? No, io lo chiedo a lei. Fate i giornalisti, girate per aziende, girate per le realtà calabresi, no? Ci sono punte d'eccellenza, sicuramente ci sono punte d'eccellenza, però che in tutto il territorio ci siano delle aziende super strutturate, super tecnologiche, come si vuol far credere, come si vuol far costruire, io non le conosco, consideri che qui si parla sempre di aziende piccole e medie.
non di grandi, saranno 4-5 le grandi, non lo so, saranno 10, ma insomma si contano su due mani le grandi aziende. Le altre sono piccole aziende che pure hanno una dignità, che pure devono continuare a mantenere pezzi di territorio, perché questa è la cosa fondamentale poi delle aziende agricole, continuare a mantenere dove ci sono stati gli incendi quest'estate. Per la maggior parte le aziende agricole sono state toccate un po' in maniera defilata, perché insomma il presidio dell'agricoltore sui territori significa anche una buona tenuta del territorio a livello idrologico, a livello ecologico, a livello di incendi. Quindi questo è fondamentale. Io parlerei più che di quelli che sono i fiumi di denaro che ogni volta si paventano quando ci sono i nuovi PSR. Sposterei l'attenzione sulla rendita che dà un'azienda agricola, su quello che incassa un agricoltore vendendo quei prodotti che ha realizzato e che ha prodotto spendendo milioni e milioni di euro. Qual è la media? Cioè, io non posso ammortare un qualcosa che è costato milioni di euro avendo di contro la vendita di prodotti agricoli che non superano i 25 centesimi al chilo. Ma se va bene 25 centesimi. Andiamo alla pubblicità, ci vediamo tra poco. Bene, torniamo in diretta. Stesse problematiche che ha evidenziato... Allora, io volevo fare una precisazione a livello di coordinamento, di proprio statale, regionale, tutto quanto, perché è vero che ci sono bandi, però ad esempio a giorni si aprirà, se non mi sbaglio, un bando a livello, che fa riferimento alla digitalizzazione. Bellissimo, bando utilissimo, compri software, hardware, quello che vuoi, li installi nella tua azienda, internet non funziona, il telefono non funziona. Vabbè, però ce li hai, no? Ce li hai. Insomma, fai una foto, dici guarda, noi siamo attrezzati. Poi a livello proprio generale, che secondo me ci vuole un po' di sinergia con tutti gli enti. E quindi uno come fa a fare impresa? Fatemelo capire. Cioè... È impresa con coraggio, entusiasmo, passione, non bastano, però sicuramente sono essenziali. E purtroppo, a differenza magari di 10-15 anni fa, io non so, i tempi d'oro, io ancora non ero, attiva in azienda, bastava, focalizzarsi sul proprio, sulla propria attività, sul core business, e bastava. Adesso questo, secondo me, non basta più. Purtroppo bisogna diversificare. Bisogna muoversi su più livelli, su più campi. Infatti mio padre, per fortuna, ha avuto l'intuito di aprire nel 2008 questa seconda società di Serbato e GPL, totalmente diversa dalla prima. E l'una sorregge l'altra nei momenti di difficoltà e viceversa. Sì, insomma, esatto. Così. Bisogna avere più aziende. Che è un po' quello che si fa in agricoltura, si piantano più cose, ormai non esistono più le aziende che fanno monocultura, perché se ti fa male una coltura tu sei rovinato, hai perso un anno e... Se non ti aiutano le condizioni atmosferiche, ecco, sei rovinato. Sì. Perdi il raccolto e non hai più niente, quindi si cerca sempre di più di spaziare nei tipi di colture anche di totalmente diversi l'uno dall'altro, perché ti danno la possibilità di parare i colpi se dovesse andare male una cosa. Ricordo un po' di tempo fa, che anno fa, in stile pieno di queste aziende che lavoravano i latticini, i mozzarella, il caciocavallo. Adesso faccio difficoltà anche a localizzarle mentalmente, perché alcuni punti di riferimento che ho avuto per anni adesso non ci sono più. Non ci sono più. Hanno chiuso. Una volta c'erano quasi tutte le aziende che lavoravano quella che era la produzione del latte, adesso si è puntati a mettere insieme il latte e quindi fare un'unica grande raccolta attraverso quella che era la centrale del latte, poi è diventata adesso Granarolo, e quindi si è puntato a fare un prodotto che fosse più possibile esportabile, anche perché insomma arriviamo un po' dappertutto con i prodotti della centrale del latte, dell'ex centrale del latte. Però si sono perse quelle che erano le specificità che insomma erano importanti per la Sila. Abbiamo perso un po' tutte le specificità, purtroppo, a favore
di quelle che sono le normative che riguardano l'igiene, che riguardano i caseifici che devono essere più sterili possibili, più industriali possibili, si è persa quella che era la tipicità. E io questo non l'ho vista come una cosa positiva, perché è vero che bisogna aggregare prodotto, è vero che bisogna puntare a mercati diversi di quelli che sono di prossimità, ma anche la tipicità ci stava bene, non abbiamo quasi più le tradizioni in Sila. Le chiedo scusa, c'è una telefonata, sentiamola, chi ci chiama? Pronto? Pronto, buonasera. Da dove chiama? Direttore, sono Franco da Montalto. Prego. Io ho avuto qualche difficoltà, insomma, poi le spiego perché. Intanto la ringrazio delle sue meravigliose trasmissioni. E faccio omaggio alle due signore imprenditrici che rappresentano la resistenza in Calabria. Dovrebbe essere invece un pregio, insomma, quello di lavorare, mettersi a disposizione, bisogna mettersi la corazza e resistere. Come la prego di andare alla domanda, così andiamo veloci. La domanda è questa. Io sono d'accordo con la signora dell'agricoltura. Ho atteso 3 anni di pubblicità, insomma, convegni, eccetera, per il famoso 1,2 miliardi di euro per l'agricoltura in Calabria. Ma volevo fare questa domanda. Questi soldi sono stati spesi, sono serviti alla signora, e magari i tanti altri problemi che ha la signora Carbone possono essere risolti a loro giudizio. La ringrazio, vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Grazie, grazie. Allora cominciamo da... Stava parlando della vecchia programmazione, sì, quindi del PSR, del precedente PSR. I soldi sono stati spesi, immancabilmente qualcosa ritorna indietro, ma non è quello il discorso dello spendere i soldi e necessariamente avere dei risultati. Io non li ho visti questi grossi risultati per quanto riguarda la vecchia programmazione e la strutturazione, ripeto, e la... messa in pratica di aziende che sono all'avanguardia e che sono fiore all'occhiello per quanto riguarda l'agricoltura calabrese. Continuano a esserci quelle piccole eccellenze, piccole, medio, grandi eccellenze, ma il resto è il lavoro che fanno le aziende agricole sui territori, che facciamo puntualmente come imprenditori. Possiamo essere delle bellissime eccellenze, delle bellissime aziende, ma sono troppo disperse, troppo poco integrate in quello che è il territorio. Cioè, quando tu fai agricoltura, quando tu fai vino, fai olio, fai qualsiasi prodotto che può essere portato in tutto il mondo, lo devi fare come territorio. Il territorio da noi purtroppo non c'è. Ci sono delle belle aziende, che sono casi eccezionali, ci sono una moltitudine di aziende che lavorano e continuano a lavorare con dedizione e interesse sui territori, ma non emerge un territorio compatto da esportare. È quella la cosa che manca. Mentre la sinergia tra aziende, la collaborazione... Sì, esatto, per me la soluzione sarebbe quella. Ma voi sinergia... lei l'ha riscontrato questo? Allora, relativamente, nel senso che a livello di innovazione forse dovrebbero aumentare un po' i collegamenti con l'università, perché noi abbiamo una bellissima università a livello nazionale. Io so che tipo ingegneria è una delle punte di diamante dell'Italia. Però rimane distante però dal territorio. Sì, cioè nel senso non c'è molto collegamento, non riusciamo effettivamente a creare una sinergia con università, almeno nel mio settore che poi è quello metalmeccanico. Puntiamo molto sull'innovazione, dobbiamo stare per forza a passo con i tempi, altrimenti restiamo fuori dal mercato. Cosa ottima sarebbe riuscire ad inserire l'università nelle aziende e viceversa, sviluppare magari nuove soluzioni. No, sì. Si può stare un rapporto di collaborazione che può essere fatto con l'università. Esatto, ci vorrebbero delle convenzioni, qualcosa. Qualcosa c'è, però è sempre un po' difficile riuscire a trovare un contatto. Ma tutto difficile, tutto così maledettamente difficile in questa terra, non si riesce a... È maledettamente difficile, anche se io continuo a dire studiate, continuate a fare i vostri percorsi formativi come tutti abbiamo fatto nella nostra vita.
precedente, ma parlo di da secoli a questa parte, però ritornate con un'esperienza che possa essere spesa nei nostri territori, perché altrimenti di questa terra se ne continuerà a parlare male, continueremo a fare trasmissioni su trasmissioni dicendo quelle che sono le criticità. Io vorrei che ogni tanto si parlasse di positività, come ha detto lei all'inizio, ci sono decine e decine, centinaia di aziende che funzionano, che lavorano e che lavorano nell'anonimato e nel silenzio, non si parla mai. Oggi per esempio c'era, sempre per quello che riguarda l'ambito agricolo, le due aziende che avevano occupato manodopera illegalmente, nel senso che non esistevano le solite truffe all'INPS, sì, per quanto riguarda gli OTD, i braccianti. False assunzioni. False assunzioni, si parla solo di quello, ma non si parla di lavori, oppure se ne parla in maniera bucolica e alquanto favolistica. L'agricoltore che torna a fare l'agricoltore con mezzo ettaro di terra e tira su un'azienda che ci farà i miliardi, non esiste. L'agricoltura è un settore strutturato che ha bisogno di determinate regole, determinati investimenti, un lavoro costante, una presenza costante, non ci si improvvisa, non si può fare senza soldi, non si può fare senza una serie di personalità e di professionalità all'interno dell'azienda o comunque che sono a disposizione dell'azienda. Quindi questa falsa favola che i giovani possono ricevere dall'agricoltura, dai bandi, milioni di euro per cui possono viverci, dobbiamo un po' sfatarla, perché è un lavoro duro, è un lavoro, ma come tanti, non è solo l'agricoltura, anche il lavoro che mi descrive la giovane imprenditrice, lei è giovane, a proposito di... sarà sicuramente durissima anche per loro il momento, però bisogna anche rendersi conto che i lavori si fanno con una certa cognizione, che si fanno con una certa continuità e che i risultati e soprattutto i guadagni, ritorno io a parlare di sostenibilità tenuta delle sono aziende, minimi, risicati, insomma, questi guadagni sono inesistenti all'inizio, quindi qualsiasi ragazzo tu vuoi far avvicinare a un segmento che può essere quello dell'agricoltura, ma penso che anche quello tecnologico, comunque di altri ambiti, se gli dici guarda non prenderai lo stipendio, non ti pagherai per 10 anni perché dovrai reinvestire sempre quello che tu riesci con grande difficoltà a tirare fuori dalla tua azienda, io non lo so quante persone sono disposte a fare questo. Io ho diversi amici che volevano interfacciarsi nel mondo dell'agricoltura, però hanno avuto difficoltà anche ad accedere. Fatto macchina indietro. Sì, e purtroppo sì. Ma però il giovane agricoltore, il governo regionale dà... Ma non è così facile accedere al contributo, perché ci sono sempre dei vincoli, o vuoi per un punto o per un altro. Sono hanno 200 avuto sempre... milioni di euro che sono stati messi in circuito, com'è possibile? Purtroppo io posso oltre confermare. 1000 domande sono su questo nuovo bando, sono state e allora ci sono, valutate ci positivamente sono. Oltre ma 1000 domande ci che sono. Allora si può fare, si può tentare. Sì. Sicuramente si può tentare, ma non è sicuramente il fondo del 50.000 euro che ti dà la comunità europea e tutto quello che mette intorno la comunità europea a farti andare avanti. Ritorniamo sempre lì. Tu puoi strutturare quello che vuoi, ma se il tuo prodotto lo vendi a 15 centesimi, 20 centesimi, ma che cosa devi produrre? Pepite d'oro per poter vivere di quello. Il problema è il basso guadagno che c'è nella vendita dei prodotti agricoli qui in Calabria. Se poi parliamo di internazionalizzazione, parliamo di un discorso diverso. Il guadagno sull'agricoltura, sui prodotti agricoli che si spera siano trasformati, non parliamo di prodotti presi dalla terra, cioè con un minimo di trasformazione, si ha esportando, cioè il guadagno si ha esportando, perché anche l'olio, se si prova a venderlo in Calabria, non si va oltre quelle che sono i 6 euro. L'imprenditore non ce la fa a fare una bottiglia d'olio con 6 euro. Però il prezzo medio della Calabria è 6 euro. Ma ti deve andare bene, perché c'è gente che vende anche a 5.
Quindi il guadagno tu ce l'hai se lo porti in un'altra nazione dove mediamente viene pagato 12, 13 euro, 14 euro e comincia a essere interessante per l'azienda. Ma devi posizionarlo su altri mercati, il guadagno deve arrivarci. Deve arrivarci sugli altri come mercati. Come ci arrivi? È difficilissimo arrivarci. Con l'internazionalizzazione, con canali di vendita che sono diversi da quelli della prossimità. Ripeto, la prossimità può andare bene per un piccolo sostentamento di un'azienda che ha necessità di incasso immediato, ma per la grande produzione, per la grande quantità delle derrate alimentari che vengono prodotte in Calabria, c'è necessità di esportarle per avere un guadagno maggiore, non è perché non si consumerebbero, ma perché è logico che il guadagno tu di una bottiglia di vino ce l'hai se la porti in un'altra regione, non se la vendi sul mercato. Quanto ne potrà consumare il mercato locale di vino che ha un costo, stiamo parlando di costi comunque, insomma, di vini di un certo pregio, non stiamo parlando di grande distribuzione. Quanti ne potrà assorbire il Però, mercato locale? Però se metti insieme un sistema turistico intelligente, che fa vivere anche l'agricoltura locale, beh, forse qualcosa comincerà potremmo muoversi, noi vivere solo di turismo e agricoltura, secondo me. La Sira come se la immagina lei oggi? Che immaginate la Sira? Allora, diciamo che io ho anche casa in Sila, quindi ci sono anche affezionata territorialmente, però purtroppo effettivamente questi ultimi anni un po' di, non dico degrado, però sembra un po' abbandonata a se stessa lì, è un peccato e penso che non è un'opinione singola la mia, ma comune. Turisti? I turisti ci sono, cioè se si guarda i momenti di aggregazione maggiori, quali le sagre, le varie attività che vengono messe in atto ogni anno dalle amministrazioni, le persone fisiche ci sono. Io in questo grande ritorno a livello economico non ci credo, perché vedo più un turismo insomma un po' mordi e fuggi, quindi del panino, della bottiglietta d'acqua, del gelato al bar, del turismo insomma che non apporta ai territori un grande risultato a livello economico, ma anche di qualità e di prestigio di turismo che possa essere riportato in altri ambiti, per cui può fare da ripetitore perché vengano altre persone a visitare la Sila. Vedo molto bene i nostri cugini pugliesi che sono andati avanti mille miglia oltre noi, ci hanno ritirato sull'agricoltura e hanno rimesso su un segmento che è quello del turismo che va benissimo. Cioè Gallipoli, la città che ha superato Rimini, può non essere una cosa positiva perché anche Rimini ha avuto le sue difficoltà, però pensare che una cittadina come Gallipoli in Puglia può aver superato una città super strutturata per il turismo, quale una fabbrica del turismo, ti lascia veramente esterrefatta. E noi invece non abbiamo niente. È necessario un incentivo elevato. Ha dei coetanei che per esempio vorrebbero investire, vorrebbero sperimentare questa strada? Sì, assolutamente, anche perché l'età diciamo che è quella dell'entusiasmo, quindi chiunque di noi sempre sì, facciamo questo, quello, però ci sono sempre purtroppo questi problemi. Credo sia necessario un incentivo sostanzioso, ma nel senso vero del termine, anche non so, creando una zona franca a Cammiatello, nel senso non pagano tasse per non so 2 o 3 anni o qualcosa del genere, però effettivamente il territorio secondo me è propenso a dare tanto. Si potrebbero costruire a livello proprio di, diciamo, eventi costanti per tutto l'anno. Consiglierebbe ai giovani di mettere in piedi un'azienda agricola, magari in Sila? È quello che sto cercando di fare con i miei nipoti. C'è il mio nipote che studia agraria e che spero, dopo le sue esperienze in giro per altri ambiti e per altri lidi, possa ritornare con un bagaglio da spendere proprio in Sila, perché ci credo nella ripresa della Sila, proprio perché può esprimere ancora moltissimo le zone basse, quali il Coiglianese, o comunque insomma le zone super intensive. Che se ne dica dopo la famosa vituperata opera Sila, che ha fatto tanto per la Sila. Che ha fatto tantissimo, non c'è stato più nulla, si può dire peste e corna. Di quello che in quegli anni è accaduto.
Però l'Opera Sila ha portato strade, la luce, l'acqua. Era vicino veramente alle aziende. Cioè, era vicino. Dire, ha fatto davvero tanto, se no, se perdiamo di vista quello che è stato il lavoro fatto dalla famosa Opera Sila, poi varie trasformazioni, varie idee rivoluzionarie hanno prodotto il nulla, hanno prodotto solo deserto purtroppo. Perché tra un'azienda e l'altra, in Sila, per raggiungere devi percorrere decine e decine di chilometri. Questo non aiuta, perché l'imprenditore ha bisogno di stare insieme, gli imprenditori hanno bisogno di progettare anche insieme, di confrontarsi. Ma come ti confronti se una sta a nord e l'altra sta a sud? E poi che fai? Non ci sono punti d'incontro, punti in cui si può elaborare un percorso, un progetto, si può mettere a fuoco un'idea, è così che si cresce. Poi c'è una ristrettezza nei tempi delle colture, perché noi lavoriamo praticamente 4 mesi l'anno, cioè il resto è gelo, quindi tu devi fare tutto di corsa, quindi non c'è possibilità neanche di uno scambio con altre persone, comunque aziende che ti stanno vicine, perché il raccolto del grano devi mettere da parte e devi cercare di farlo quando è periodo, perché altrimenti o ti va a fuoco o comunque cominciano le piogge. Devi piantare le patate, le devi piantare in quel periodo, perché altrimenti non hanno la fase colturale giusta. È tutto un rincorrersi per quei 4 mesi di e poi la sera potrebbe essere un grandissimo granaio, per esempio, no? Potrebbe essere un grandissimo granaio, ma con il grano che ti viene pagato a 12, a 13 euro è difficile che possa ritornare. Noi il grano l'abbiamo sempre fatto, la cosa strana è che c'è un ritorno a queste colture e l'interessamento da parte dei consumatori a determinate cose. Ma il futuro può essere la produzione biologica, no? Il prodotto biologico, questo è il futuro. Sì, sicuramente andiamo verso la fase del biologico, ma che deve essere un biologico certificato. No, siamo tutti certificati, io sono in conversione, è un'azienda in conversione, la mia, quindi insomma siamo certificati sicuramente per quelli che sono i parametri della legalità e del rispetto delle leggi dell'agricoltura biologica. Ci deve essere un riconoscimento comunque a quella che è la minor produttività. Io faccio 20 quintali di grano, mentre un'azienda non biologica dello stesso genere ne farà 50 di quintali. Io devo campare con i 20 quintali a ettaro. Anche le patate è la stessa cosa. La produzione è molto più bassa rispetto a una produzione che utilizza determinate... Ci bisogna mettersi d'accordo. Forse alla lunga la qualità paga. Bisogna mettersi d'accordo su che cosa si vuole, se invadere i mercati con determinati prodotti o spendere un po' di più per avere una minore resa e anche un minore spreco, perché insomma sprechiamo un po' troppo, secondo me, quello che compriamo. Poi ci sono molti imprenditori improvvisati. Esatto. No? Che inquinano anche il mercato. Sì, diciamo che la concorrenza c'è. Noi nell'ambito della climatizzazione in particolare, noi diamo molto sull'assistenza, noi siamo post vendita, diamo assistenza post vendita. Purtroppo spesso arrivano chiamate di persone che magari hanno acquistato il climatizzatore, questi centri commerciali o di qualità inferiore, per risparmiare magari 100 euro, 50 euro, poi si trovano a doverne togliere molti di più, sì, successivamente, perché non c'hanno l'assistenza, non c'hanno garanzie, il prodotto è quello che è. Quindi la qualità, secondo me, ripaga sempre, almeno per noi è essenziale, qualità e diciamo personale qualificato. Bene, siamo in chiusura, mi lasci con una frase di speranza. Che bisogna crederci nelle cose che si portano avanti e secondo me ci si riesce, alla fine paga. Se lei potesse intervenire con un'idea, un progetto in Sila, la prima cosa che farebbe? Le strade. Strane. Direi. Sono imprescindibili. Ci vediamo domani, arrivederci. Arrivederci.